Ciao a tutti, questa volta vi parlo in italiano. Ho pensato, visto che spesso sono a camminare per andare da qualche parte e ho tanto tempo libero per pensare e per parlare, ho detto vabbè, proviamo a fare qualche video, vediamo se può essere interessante per qualcuno quello che mi passa per la testa. Allora ho pensato, così potrei parlare di varie cose, specialmente di politica, molto interessante, sempre molto interessante e divertente, però magari con una prospettiva diversa di un italiano che vive all'estero. E quando ne abbiamo la possibilità, tipo oggi che è una bella giornata, magari posso anche mostrarvi un po' di panorama in giro. A parte che faccio sempre le stesse strade, quindi non aspettatevi una grande varietà. E adesso sto tornando a casa. Allora, vabbè, oggi vorrei solo introdurre questa serie di video. Non so quanto regolare sarà, vediamo, a seconda di quanto ho voglia, che tempo c'è, perché adesso è inverno qui in Russia, anche da voi lo so, sì, però qui a San Pietroburgo siamo un po' più a nord e quindi le giornate sono molto molto più brevi, davvero brevissime, e molto spesso quando esco io è proprio tutto scuro, quindi non ha tanto senso fare video perché non si vede proprio niente. Allora, cosa posso mostrarvi? Allora, qua mi trovo in un parco, qua vedete c'è un bel sole, c'è anche una statua, niente di particolare, di Sergei Esenin. Adesso ve la mostro, eccola qua, solo un busto, e magari devo leggere chi è, vi dirò chi è questo personaggio, così sicuramente è uno scrittore, ma vi dirò meglio. Allora, il parco è abbastanza grande, faccio una panoramica 360 gradi. Vabbè, cosa si vede? Alberi e neve, non è che dovete vedere tante altre cose. Ma andiamo di qua, faccio un po' più lunga tanto per... mostrarvi un po' di cose in più. È tutto gelato qua, ci sarebbe uno stagno, un laghetto piccolo su questo parco, ma adesso è tutto gelato. E allora cosa si fa? La gente si diverte a scivolare con lo slittino, o anche senza. Non c'è nessuno perché i bambini o sono all'asilo o sono a scuola, e si vede che ai grandi non piace tanto scivolare. Siamo stati qua anche noi qualche giorno fa, una sera, a fare qualche scivolata. Adesso arriviamo. Oh, che bello. Adesso vi mostro, non vi preoccupate. Eccolo qua, questo è il nostro laghetto tutto ghiacciato. È caduta la neve sopra, ma si scivola lo stesso. Anzi, si scivola anche involontariamente perché c'è uno strato fino di neve. E sotto è proprio tutto ghiacciato, quindi si ha l'illusione che sia stabile, invece dopo si fa lo scivolone. Vado un po' più veloce. Vabbè, allora quello che volevo dirvi è che io adesso, se non è troppo freddo, che riesco a tirar fuori le mani dai guanti, dalle tasche, per tenere il telefono, proverò a fare questi video
vi dirò praticamente quello che mi passa per la testa di tante cose, specialmente politica internazionale, credo. E magari commento notizie, cose che leggo. Io dell'Italia cosa leggo? Io leggo il Fatto Quotidiano, non il giornale. Io guardo il sito molto spesso, diverse volte al giorno, controllo cosa succede e mi piace, insomma, secondo me è fatto abbastanza bene, ovviamente alle sue idee, alle cose che gli interessano, non parla di tutto quello che interessa a me, allora leggo anche altri media internazionali, BBC, Russia Today, The Guardian, specialmente, sì, sono tutti in inglese, però... E dopo magari guardo qualche video, qualche documentario di giornalisti. Ah, guardo la 7 abbastanza, a volte guardo 8 e mezzo. Cos'altro guardo? La Gabbia mi piace, non che la guardo tutta perché è lunghissimo come programma. Non so se si riesce a capire che sono su, ho appena attraversato la strada, c'è un ponte, un ponticello, vi mostro il cartello, questo è un palazzo, là si vede il cartello della via, così riuscite anche a capire dove sono e mi venite a trovare o a dare le botte se mi comporto male. Va bene, vi saluto, spero di sentirvi ancora e vediamo se interessa quello che ho da dirvi oppure no, vedremo. Intanto ciao, alla prossima, vi lascio con il sole.